potrebbe essere una variazione, stiamo vedendo. Sicuramente diventa difficile ogni tanto cambiare subito dall'inizio perché l'anno scorso hai fatto bene con un sistema di gioco. Però vedi non tanto che le cose non vanno per il verso giusto, ma vedi una squadra un po' piatta e allora si cerca di dare. Anche in settimana, sì, di cambiare giusto perché un sistema di gioco diverso richiama un'attenzione diversa nei giocatori che magari sono dal punto di vista mentale seduti sulle cose che si fanno sempre, prestano magari meno attenzione al movimento, ai tempi, eccetera. Invece richiamarli sotto il profilo dell'attenzione può essere un motivo valido per cambiare il sistema di gioco. Per cui non so se domani sera poi alla fine adotterò questo sistema che abbiamo provato. Di sicuro c'è questo aspetto, quindi dell'attenzione e anche un arricchimento a livello personale, perché no? Perché prima o poi può diventare un sistema che si può adottare e lì poi vedremo. Bisognerà, non dico aver coraggio, ma ponderare bene le scelte e se si fanno delle scelte, intraprendere questa strada senza poi avere delle remore. No, anche perché il mister ha poco tempo in genere, magari non parliamo della Reggiana, parliamo in generale nel calcio italiano, quando il mister sbaglia ha poco tempo, per cui anche il giocatore deve essere consapevole, non tanto nel rispetto del mister o vederla come un'intimidazione questa, ossia del fatto di sbagliare una partita e poter star fuori, ma perché appunto sa e deve sapere che in panchina c'è qualcuno che può alzare tra virgolette la voce se un giocatore in campo non sta facendo bene, per cui si sente in diritto di dire ci sono anch'io, se quello non fa bene, per cui nel rispetto di tutti, se un giocatore non fa bene deve anche rendersi conto che dietro c'è qualcuno che gli può rubare il posto. No, io credo che bisogna sempre mantenere un certo equilibrio, per cui lui è, tra virgolette, un mio superiore ed è libero di dire quello che vuole, e per cui avrà voluto sicuramente dare un input, una spronata a tutto l'ambiente. Quello che mi diceva un personaggio che è passato da Reggio, mi diceva che la società di calcio, la squadra di calcio è come una zattera, dove gli equilibri devono essere sottili perché tutti devono dare questo equilibrio a tutte le varie componenti perché sennò si rischia di ribaltare questa zattera e allora bisogna cercare in ogni situazione di avere il giusto equilibrio, quindi da parte della società, da parte dei giocatori, da parte dell'allenatore, altrimenti se qualcuno spinge troppo da una parte si rischia di capovolgere questa zattera. Ed è stato encomiabile l'applauso nonostante la prestazione poco brillante dell'altro giorno. Quindi questo significa l'attaccamento che c'è a questa squadra, a questa maglia, il riconoscimento di quello che è stato fatto l'anno scorso. È logico che crediti non ne esistono in eterno. Per cui anche noi dobbiamo stimolarli attraverso le nostre prestazioni, perché sono sicuro, anche a discapito di un risultato che può essere negativo, la gente vuole vedere una squadra che lotta e corre per 90 minuti dando tutto quello che ha. Per cui poi il risultato fa la differenza e ne siamo ben consci, per cui domani vogliamo una squadra però che faccia rivivere lo spirito di una squadra battagliera, combattiva e soprattutto che dia l'impressione di essere una squadra viva. Tutto qua. E poi sono sicuro che loro saranno sempre con noi.